lo ricordo, delle persone che sono morte per noi, sono morte perché noi oggi siamo qui e abbiamo una Repubblica. Questo è importantissimo, fondamentale, e per questo noi teniamo ad esistere, teniamo ad esserci, teniamo a celebrare e ricordare, così come diceva la Presidente della Proloco. Il 25 aprile è una data che comunque ha diviso in questi anni il nostro Paese in maniera, secondo me, secondo noi, assolutamente fuorviante, perché il 25 aprile è una data storica, è la nostra storia, e da dove veniamo, certo, dove vogliamo andare, ma anche dove siamo. Dove siamo, cosa vogliamo fare, cosa vogliamo portare avanti. Noi come ANPI oggi siamo qui anche perché abbiamo individuato un lavoro importantissimo di recupero dei nomi di partigiani sallucidani, alcuni presenti in queste lapidi alle nostre spalle, alcuni non presenti, ma presenti nell'Archivio Nazionale ANPI, e che noi oggi pubblicamente e successivamente in un futuro prossimo chiederemo vengano individuati, vengano celebrati come giusto che sia. Non mi dilungo a elencare i loro nomi perché non voglio tediarvi oltre, e anche perché abbiamo intenzione di successivamente pubblicare questi nominativi, le loro storie, la ricerca di fare un qualcosa di una lapide o un qualcosa del genere che li ricordi. Voglio semplicemente, anche per le nuove generazioni, semplicemente chiudere con le parole a me carissime, all'ANPI, di fondamentale importanza, di Pietro Calamandrei, padre costituente. Se voi volete andare in pellegrinaggio nel luogo dove è nata la nostra Costituzione, andate nelle montagne dove caddero i partigiani, nelle carceri dove furono imprigionati, nei campi dove furono impiccati. Dovunque è morto un italiano per riscattare la libertà e la dignità, andate lì, o giovani, col pensiero, perché lì è nata la nostra Costituzione.